Sono felice di essere stato coinvolto nel progetto W-Track di Ford. È un progetto fantastico e sono orgoglioso di farne parte. Riesce a mettere in evidenza quello che è il gap che c'è tra gli uomini e le donne nel mondo del motorsport. È un progetto di sensibilizzazione che tende a far avvicinare le ragazze al motorsport e alla pista. Le ragazze che si avvicinano a questa disciplina devono sgomitare ancora di più, perché erroneamente per anni il motorsport è stato, diciamo, dominio del sesso maschile. Il racing in particolare non richiede prestazione fisica, ma richiede riflessi, richiede abilità. In realtà non ci sono differenze di genere, ma la differenza è solamente un'etichetta. Una formazione mirata come nell'evento odierno riesce sicuramente ad ampliare quello che è la conoscenza personale del singolo ospite e quindi aiutarla a poter muovere i primi passi in questo ambiente. È un'ottima base per cimentarsi nel mondo delle corse, sia nel mondo reale che in quello virtuale. Io credo che alcune di loro abbiano ciò che serve per diventare professionista. Oggi qui a Monza ho avuto la fortuna di poter aiutare e lavorare con molte ragazze e secondo me qualche talento nascosto l'abbiamo scoperto. La stoffa per entrare nel mondo del racing, sì, qualcuna potrebbe avercela. Ho avuto modo di parlare con qualcuna delle ragazze e mi è sembrato di capire che gli danno il gas, come si dice in gergo.